Buongiorno a tutti e benvenuti a Progetto Razzia. Inauguriamo oggi la rubrica Politica Italiana for Dummies, in cui racconteremo la storia, l'ideologia e le strategie dei principali partiti politici italiani. Partiamo dalla Lega Nord, che oggi è il partito più vecchio presente in Parlamento. Nasce infatti nel 1989 a Ponte di Legno, fondata dallo storico leader Umberto Bossi. In questi 30 anni di esistenza, la Lega ha cambiato molte vesti, è passata in mezzo a numerosi importanti eventi, come la fine della Prima Repubblica. A differenza di altre realtà, non ha scelto di sciogliersi o cambiare nome o simbolo, per ora almeno. Ha mantenuto sempre la stessa forma a fronte di enormi cambiamenti interni ed esterni. È passata infatti da movimento secessionista, federalista, a partito di estrema destra neoconservatrice, proprio per provare a diventare una sorta di partito populista identitario sul modello del vecchio Front National francese. Ha rischiato di scomparire, è riuscita a sopravvivere alla defenestrazione di Bossi da parte di Salvini, è passata dall'essere partito di lotta a partito di governo, lavorando con una certa strategia, perlomeno per un certo periodo a livello di classe dirigente locale, fino ad arrivare oggi ad una svolta salvinicentrica con la struttura organizzativa del partito network, un po' troppo impegnata a comunicare l'immagine di un leader uomo della strada, o, come dice qualcuno, la cosiddetta svolta mela verde, per scherzare sulla comunicazione social del segretario, fatta di frasi da boomer, commenti indignati alla cronaca spicciola e tante tante foto di piatti di pasta asciutta e lasagne. La storia della Lega affonda le sue origini nel localismo e nell'autonomismo. Nel 1979 Bossi conosce Bruno Salvatori, leader dell'autonomismo valdostano, altro personaggio che meriterebbe maggiore attenzione a cui forse un giorno dedicheremo un video, e ne rimane colpito esportando idee e programmi in Lombardia. Salvatori però muore in un incidente stradale già nel 1980 e Bossi prosegue da solo. In questo decennio Bossi lavora al progetto di unificazione del movimento autonomisti del Nord e diventa senatore della Lega Nord nel 1987. Nel 1989 nasce ufficialmente il partito Lega Nord, unendo sei diversi movimenti autonomisti del Nord. È una rapida ascesa quella della Lega Nord dei primi tempi, aiutata anche dal collasso della Prima Repubblica che stava già scricchiolando. Già nel 1990 Craxi, intuendo il potenziale dirompente della questione settentrionale, sollevata da Bossi, propose per togliere margine politico alla Lega una modifica alla Costituzione che rendesse la Repubblica Italiana una Repubblica Italiana in senso federalista, ma non se ne fece nulla. Nel 1992 la Lega passa già ad avere una discreta pattuglia con una settantina di eletti in Parlamento. Nel 1993 ha il proprio primo sindaco a Milano leghista, Formentini. Nel 1994 c'è la prima grande scelta di Bossi che condizionerà per sempre il futuro della Lega. La Lega infatti nasce come movimento autonomista e quindi non necessariamente di destra o sinistra. Esistono movimenti autonomisti tradizionalmente destrorsi, così come molti altri sinistrorsi. Ma nel 1994 Bossi decide di allearsi con Berlusconi, a quei tempi attore nuovissimo della politica italiana, e crea il Polo delle Libertà. Il progetto berlusconiano vince le elezioni in modo inaspettato ma convincente, ed il risultato è un governo che è una sorta di bestia nuova per gli italiani, che vedono stravolti gli equilibri della Prima Repubblica. Berlusconi sdogana al sud i post-Messini di Alleanza Nazionale e porta al governo ben 5 ministri leghisti. Sembra un momento fantastico per la Lega Nord, ma la luna di miele dura poco. Bossi decide infatti, dopo solo 8 mesi, di staccare la spina al governo, perché nessuna delle promesse elettorali di natura federalista viene neanche messa in cantiere. Si rompe l'amore tra Bossi e il centrodestra, e la Lega apre una nuova fase secessionista, presentandosi da ora come soggetto autonomo, non di destra e di sinistra, che possa usare il proprio consenso per raggiungere i propri risultati politici in modo autonomo. Alle prime elezioni nazionali successive, il progetto autonomista di Bossi sembra pagare. La Lega ottiene 87 parlamentari col 10% dei voti a livello nazionale. Bossi agisce e si comporta nuovamente come un partito autonomista. Il nome del partito diventa Lega Nord per l'indipendenza della Padania e mira esplicitamente ad una secessione delle regioni del Nord, dove nel frattempo i risultati elettorali diventano davvero notevoli. Popoli della Padania, solennemente proclamiamo la Padania è una repubblica federale, indipendente, sovrana. In questa fase Bossi parla di proclamazione della Padania a Pontida, crea un governo padano, un parlamento padano a Mantova, ed effettivamente questa fase sfugge completamente alla logica destra-sinistra. Infatti, come molti autonomisti, volendo rappresentare nelle proprie intenzioni un intero popolo non dotato di uno stato autonomo, deve tentare di rappresentarne le pulsioni di destra e di sinistra. Infatti, nel fantomatico Parlamento padano di Mantova si riproducono un po' tutte le fratture e le tendenze partitiche presenti nel Parlamento romano, con la presenza ad esempio di comunisti padani, a cui afferiva un giovanissimo Salvini, o realtà più destrorse e tradizionaliste come la proposta di Borghezio.
Questa svolta secessionista, e per certi aspetti anche eversiva, porta con sé molte spaccature e quadri storici del partito escono convinti che il percorso stia diventando troppo pericoloso. Tale strategia, definibile alto rischio ad alto ritorno, comportò anche altri problemi al partito. Tanto per cominciare fu molto più difficile capitalizzare i successi locali, perché gli altri partiti marginalizzarono i candidati leghisti e cominciarono a creare una potenziale spaccatura tra le nuove richieste della direzione, i progetti dei militanti e i desideri però del piccolo esercito di candidati che erano riusciti a piazzarsi nelle istituzioni e volevano perseguire un cammino politico più cauto. L'isolamento della Lega tende a funzionare, ed infatti alle elezioni europee del 1999 il partito raccoglie un misero 4,5%, con un dimezzamento netto del consenso. Bossi torna sui propri passi e accetta di tornare nuovamente al centrodestra. Alle elezioni regionali del 2000 la Lega corre di nuovo quindi nella Casa delle Libertà assieme a Forza Italia, AN e i partiti centristi post-democristiani rimasti a destra. Alle elezioni del 2001 la coalizione di centrodestra vince, la Lega torna al governo al prezzo però di un ulteriore calo di consenso. Il 3,9 raggiunto è una strage, è sotto la soglia di sbarramento e gli eletti in Parlamento sono frutto della quota maggioritaria. Bossi, Maroni e Castelli diventano ministri e stavolta il centrodestra lavora subito seriamente per approvare quella che stavolta viene chiamata devolution, cioè non una riforma in senso secessionista e neanche federale in senso stretto, ma che mirava ad ampliare le competenze esclusive a livello regionale e locale. La devolution viene effettivamente approvata nel 2005, ma nel frattempo Bossi ha un ictus e si allontana dalla prima linea politica durante la complessa riabilitazione. In questo periodo accade sotto traccia, ma abbastanza visibile col cenno di poi, lo spostamento a destra della Lega. Come dicevamo, se è esistita una fase dal 1996 al 2001 in cui il partito mirava ad essere semplicemente il referente politico a Roma di un presunto popolo, quello padano, non rappresentato dalle istituzioni, nel 2001 accade una cosa che cambia questa narrazione. L'11 settembre spinge la Lega ad includere nel proprio discorso la lotta all'immigrazione, sovrapponendola al tema dell'estremismo islamico e sposando in politica estera il paradigma neocon dello scontro di civiltà. Questa scelta non è banale perché è addirittura parzialmente in contraddizione con le scelte ideologiche della Lega dei primi tempi, che come moltissimi partiti autonomisti guardava gli USA spesso come una nazione imperialista ed in generale non aveva un programma di politica estera, se non un vago appoggio e simpatia per ogni movimento autonomista. L'11 settembre permette alla Lega di trovare una direzione anche in politica estera, eliminando però buona parte del proprio passato e sostanzialmente trasformando definitivamente la Lega Nord da partito autonomista ad un partito federalista ma di estrema destra. Nel 2006 comunque la Lega torna all'opposizione perché vince il centro-sinistra guidato da Prodi. Torna al governo nel 2008 con un discreto successo ed un 8% nazionale, confermando una tendenza dei partiti populisti, e cioè la tendenza a perdere voti dopo un'esperienza di governo e ad incrementare il proprio consenso dopo una fase all'opposizione. Inizia una fase di perturbazione all'interno del partito dove la tensione tra bossiani e maroniani diventa sempre più forte. Nel momento di massima tensione tra queste due anime del partito, Bossi rassegna le dimissioni da segretario per via delle indagini della Procura di Milano per truffa ai danni dello Stato. Nel frattempo il partito stesso torna ad un calo alle recenti amministrative e mostra i segni di sbandamento per una dirigenza che non pare più controllare la propria base. Maroni diventa segretario nel 2012, ma alle elezioni del 2013 la Lega non va bene, in particolare subisce un tracollo in Veneto, dove la Lega arriva all'11%, dopo quasi un ventennio con percentuali praticamente doppie. Segno che Maroni e la sua anima istituzionale non piace a tutti e potrebbe non riuscire a tenere assieme la Lega. Salvini Matteo, voti 403. Nel 2013 si tiene un congresso federale straordinario e i candidati alla carica sono solo Bossi e Salvini. Per i media italiani tutti danno la vittoria certa di Bossi, capo carismatico che ha creato dal nulla il mito della Padania e l'interno del partito. Tuttavia i militanti hanno altri giudizi e Salvini straccia letteralmente Bossi raccogliendo l'80% dei voti. La Lega ha voltato pagina. Inutile riportare qui l'andamento di tutte le elezioni più recenti che quasi tutti voi ricorderete. Raccontiamo cosa consiste invece il progetto di Salvini, in cosa è altro, in cosa si differenzia dalla Lega del passato. La Lega con Salvini si allontana progressivamente dai temi del federalismo inteso come proposta organica e lo riduce all'appoggio di un qualche puntuale proposta precisa o qualche proclama. Diventano più centrali temi come la lotta all'immigrazione in generale e in particolare sulla questione accoglienza. A lungo diventa centrale il tema alla lotta all'Unione Europea e all'uscita dalla stessa. Man mano gli anni passano, il partito diventa sempre più un partito populista vagamente identitario, come dicevamo una versione alleggerita del Front National francese, e quasi guidato dalla strategia comunicativa dei social.
una strategia che sembra pagare nel 2018, portando la Lega di Salvini a uno straordinario 17%, ma che poco per volta mostra un enorme difetto strategico, tipico peraltro in generale dei partiti populisti. Non è il segretario, il leader, la strategia a guidare la comunicazione, ma la comunicazione a guidare il leader. Questo è un tipico errore commesso da chi, solitamente in piccolo, ha un grande staff comunicativo centrato sulla comunicazione, ma senza grandi competenze politologiche, e che risulta ancora più difficile da gestire nel contesto contemporaneo, in cui gli elettori tendono a essere estremamente spoliticizzati e a esprimere giudizi sui singoli leader anche sulla base di parametri o posizioni extrapolitiche. Inseguire la spoliticizzazione dell'elettorato è purtroppo una scelta che, ob torto collo, l'intero panorama politico è costretto a fare, e non a caso, se badate ai nomi dei partiti politici nati negli ultimi 20 anni, non ci sono più nomi di partiti che si richiamano a precise tradizioni filosofiche o politiche, ma hanno tutti nomi o di comitati elettorali o di supporto a un leader, oppure addirittura sembrano i nomi di start-up. La politicizzazione e il discorso costretto a categorie ideologiche è rimasto appannaggio delle micro realtà più radicali, a destra come a sinistra, che non a caso tendono a raccogliere militanti, ma quasi mai consenso elettorale. Pensiamo a Casa Pound a destra e alle numerose micro realtà della sinistra radicale. In questo senso la Lega finisce per generare una comunicazione social che deve essere sia molto frequente, ma spesso senza toccare temi divisivi o toccando temi molto semplici adatti all'esistenza su Facebook. Il risultato lo potete vedere voi oggi sul profilo del segretario, sembra il profilo di Davide Mengacci a Mela Verde o di un boomer qualsiasi. Troverete un commento, un fatto di cronaca, un giudizio generico su una posizione politica e poi 7-8 post di temi neanche lontanamente politici, fatti solo per tenere il pubblico legato al proprio profilo o peggio, selezionandoli tramite la ricerca dei temi più dibattuti in quel giorno. Un profilo fatto di foto di piatti di pasta asciutta praticamente. Nel frattempo, per guadagnare agibilità politica, anche a costo di scontentare parte dell'elettorato, la Lega sta calando di molto i toni anti-europeisti e sembra divisa tra due tendenze. Quella un po' più cacciarona, d'opposizione, di lotta alla Salvini, e quella un po' più istituzionale, alla Giorgetti, preoccupato di fare della Lega un partito che possa governare in modo accettabile e accettato dagli interlocutori internazionali, alternandosi con le coalizioni di sinistra alla guida del paese, replicando la cosiddetta alternanza tipica soprattutto del mondo anglosassone. Ed eccoci ad oggi, quindi. Difficile dire come possa evolvere ancora la Lega, ma ci pare di avervi guidati nel breve excursus della sua storia, dalla nascita ad oggi, e che qualche concetto o qualche aneddoto vi possa essere utile nella vostra fuga dalla politica post-postmoderna. Ci vediamo alla prossima razzia.